Benvenuti sul canale di All Games Italia, io sono Gwendolyn e oggi giochiamo insieme a V Rising, che spero di aver pronunciato bene, un gioco di cui ho letto qualcosa in questi giorni e che sono molto 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 curiosa di provare con voi. Prima di lasciarvi al filmato introduttivo molto breve, e purtroppo solo in inglese, vi dico un po' di cosa si tratta. Sembra, e dico sembra perché io non mi sono informata benissimo, proprio perché sapevo che l'avremmo giocato insieme e non volevo quindi... Insomma, spoilerarmi troppo, ecco, volevo provarlo insieme a voi per la prima volta, diciamo. Comunque, sembra trattarsi di un open world con tracce di survival e PvP, PvE, quindi insomma, c'è una forte componente anche online, ma la cosa importante di questo gioco è che noi siamo dei vampiri, per questo The Rising, siamo dei vampiri che dobbiamo costruire la nostra roccaforte vampiresca, dobbiamo sucare il sangue agli esseri viventi, che è la parte, spero, fondamentale del gioco, dobbiamo naturalmente combattere, immagino, e dobbiamo portare la nostra razza fondamentalmente al dominio del mondo. Questo gioco si presenta sotto tutti i migliori aspetti. Se somiglia anche solo vagamente a Path of Exile, io sarò felice. Chissà, vedremo. Path of Exile naturalmente con il tutto il blood sucking che riguarda i vampiri. Adesso vi lascio brevemente appunto al filmato iniziale. Ci ritroviamo qui tra pochissimo. This was ours. We ruled this land. We owned the night. But man rose up against us. We were overthrown. For centuries, hidden away in darkness. Tortured by thirst. Choking down dust. Starving. Until now, our hunt begins again. Eccoci qui, avete visto il brevissimo filmato, per chi di voi non è anglofono, fondamentalmente la trama, tra virgolette, di background è che i vampiri dominavano il mondo, poi sono arrivati quei rompiscatole degli umani con le loro spade luminose e li hanno scacciati, li hanno combattuti e adesso i vampiri dopo millenni, centinaia di anni di sonno si stanno risvegliando e sono pronti a fare il culo così a tutti gli esseri umani che osano opporsi a loro. Questo sarà il nostro obiettivo. Naturalmente noi tifiamo assolutamente per i vampiri anche quando interpretiamo gli umani, ormai dovreste conoscermi, quindi sì, facciamo play. Wow. Ok. Allora, vi premetto, prima ancora di lanciarci nella creazione del personaggio, che io faccio schifo nei giochi survival. E quindi questo sarà un gameplay abbastanza doloroso probabilmente, però non ha importanza perché purtroppo questo è l'unico modo che ho per essere un non morto, quindi voglio sfruttarlo. Allora, join an online realm and begin your rise, online play or private game, host your own world where you may invite some kin, host dedicated server. No, let's play online. Let's play... Allora, qui possiamo giocare. Ah, possiamo giocare anche in coppia. Che figo. Duo PvP, player versus player. Possiamo. Le due categorie principali sono PvE, player versus enemy, e PvP, player versus player. E poi c'è full loot PvP. Ma io direi di andare qui al PvE. Perché siamo inesperti e, come ho detto, faccio abbastanza schifo a questo genere di giochi, quindi facciamoci prima le ossa qui, poi vediamo cosa succede qui. Ok, ah, c'è anche la spiegazione, tra l'altro. I vampiri combattono uno accanto all'altro mentre reclamano Vardoran, che sarà il nostro
il nostro regno. Write your own or join a clan with up to 4 vampires as you conquer the world together. Possiamo creare un clan o unirci a un altro clan fino a 4 vampiri per conquistare insieme il mondo, mentre qui i vampiri competono per la supremazia. No, ma siamo deboli, facciamo che prima combattiamo contro gli altri. Find servers? Let's see. Come sapete io adoro i non morti, appunto, e quindi non potevo assolutamente esimermi dal provare questo gioco. Uno dei giochi che sto aspettando di più in assoluto è Bloodlines 2, sul quale purtroppo ho già diversi dubbi per gli ultimi trailer che ho visto, però non voglio farmi scoraggiare ancora, quindi incrociamo le dita. Quindi questo giochino arriva proprio, cade proprio, cioè è proprio la cosa meravigliosa. So che tra l'altro stanno pensando a fare una modalità offline per giocare da soli, il che per esempio per quanto personalmente mi riguarda è sicuramente più appetibile, visto che, mio Dio, la creazione del personaggio sarà qualcosa. Comunque insomma, dal momento che io preferisco insomma giocare in modalità offline, una modalità del genere mi piacerebbe sicuramente. Spero che il gioco sia bello. Ne ho sentito parlare veramente bene, ne ho letto bene da tantissime parti, quindi chissà. Comunque possiamo essere uomo o donna fondamentalmente. Che carina. Ok. Skin tone. Oh, giuro che non ci metterò troppissimo. What's the difference? Questo cos'è? Possiamo anche scegliere pelli un po' diverse. Mi piaceva questa cosa rosata, però giallina, bluastra. Chissà quante volte moriremo. Mi piace anche viola. Facciamo la viola. Ok, eye color. Rosa, naturalmente. Hair color pink, absolutely pink. Dove sono i miei capelli? Eccoci qua. How cute! How cute! Ogni gioco che permette di fare i capelli rosa vince 4 punti. Avevo detto male della grafica, però onestamente secondo me per ora almeno non fa mica così schifo. Comunque, mentre io faccio tutto questo, voi ditemi cosa ne pensate dei non morti. Non sono secondo voi una delle cose più fighe dell'universo? Ma cosa sono queste acconciature fantastiche? Sono molto lanciata, non so se si... Questo mi piace molto. Forse un po' troppo classico. Oh, wow. Mi piacciono tutti. Fantastico. Ok, no, voglio quella con i capelli lunghi, credo. Lei, anche se da davanti non mi piace. È molto anime, tra l'altro, il che non è che una cosa ancora più positiva. Oh. No, questo è troppo normale a questo punto. Anche questa non mi dispiace, però forse così... No, mi piace più così. Così sono un po' più scuri. No, io li volevo rosa. Come stanno rossi? Anche rossi sono fighi, però andiamo di rosa. Facciamo così. Ok. Pictures. Cosa significa? Barba. Oh, cos'era quello? Non posso fare zoom? Va bene. No, torniamo senza. Accessori? Non vedo nessun accessorio. Ah, gli orecchini erano forse. Yes. Queste sono cose sulla punta delle orecchie. Altri orecchini. Ah, questo è più carino. Se proprio dobbiamo. Ti prego, stai ferma. Assolutamente no. No, mi piaceva... Dov'era? No. No. Questo qui. Perfection. Non ci chiamiamo Jasper, che razza di nome è? Questo che cos'è?
Ah, Evangeline, Thelma, Kali, non ci chiamiamo in nessuno di questi modi. Ci chiamiamo Gwenelan. Yes. Anche se pure Kali era carino, devo essere onesto. Ma sì, chiamiamoci Kali, non fa niente. Non mi dispiaceva. Create. Oh. E allora andiamo con Gwenelan. Adesso se mi dice che qualcuno si è chiamato Gwenelan lo uccido. Ah, ecco qua. Rotate the camera, press and hold. Ok. Questa è la nostra bara! Noi siamo in questa bara! Oh! Ok. Cercherò, giuro, di essere obiettiva durante il corso del gioco. Però forse. Ok, siccome qua è giorno e il gioco è molto scuro, ho cambiato un po' la luminosità della mia stanza. Quindi, let's wake up. Quanto è stato figo questa animazione? What happened? Oh my god. Ok. There's another person here. C'è un'altra personcina qui. Ok. Questa è la nostra blood pool. Questi sono, penso, i nostri attacchi. Abbiamo già una quest. Collect bones. Dobbiamo collect collezionare 30 ossa. Tra l'altro è molto carina. Ripeto, la grafica non mi sembra affatto brutta. Shift to jump. I'm pressing shift. Why doesn't work? Ah, ok, dovevo fare anche avanti. Ottimo. Da dove posso prendere queste ossa? Da qui? E se sì, come? Allora, questo è il nostro attacco. Questo cos'è? Dash toward input direction and elude nearby enemy, va bene. Shadow Bolt and Blood Rite. Blood Melee and Projectile Attacks. Va bene. Queste sono cose che immagino ci insegnerà il gioco più avanti. Comunque, è da un bel po' che non gioco un gioco del genere. Cioè, una specie di Morpg, in sostanza. Mi rendo conto che definirli Morpg sia un po' errato ormai. Ho rigiocato Path of Exile ultimamente un po', però non troppo. E quindi, insomma, oltre al fatto che non sono molto capace in un gioco survival, ma penso anche che non sono del tutto a conoscenza di come è cambiato il genere. Quali sono le ultime meccaniche del genere? Ok, ma siamo sicuri che io non dovessi prendere le ossa da qua? Pff. Tra l'altro, se io faccio. No, 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 stai ferma. Ok. Abbiamo anche gli emote, naturalmente. Vampiric Powers. Ok, Unholy, Illusion, Chaos and Frost. Dov'è il nostro. Come si apre il nostro diario? Vorrei aprire, stai ferma. Okay. Equipment and crafting. No, questo è build, la mappa. Ok. Clan, non ne abbiamo. The blood, escape. Sto qua. Dove. Vabbè, vedremo. Ecco, vedo che lì si mena. Quindi forse qui possiamo raccogliere qualcosa. Qua a terra, tipo, cosa c'è? Oh! Abbiamo preso delle pietre. Con chi te la stai prendendo? Rotting gold. No, non sono in combat, anyway.
Io immagino tutti voi che mi state dicendo in Premiere: ah, ecco, qua ci sono degli scheletrini da cui posso prendere, forse. Mi dispiace dover combattere contro il te, scheletrino. Ma non ti preoccupare. Ok. Perché prima o poi posso bere questo ratto? L'ho raccolto? Cosa ho fatto? Ho raccolto il ratto? Dov'era l'equipment? Ho raccolto il ratto, can be consumed. Oh, però mi rende fragile. Oddio, non ve la prendete con me subito così, improvvisamente. Questo cos'è? Un rotting goal? Vabbè, posso anche menarti. Penso di riuscire a ucciderti. Ho sentito tante cose belle, sul combattimento di questo gioco. E anche ho sentito claim. Ullala. Possiamo creare. No, lasciami stare, voglio creare questo oggetto. Così posso menarvi meglio. Allora, some items are crafted from your inventory. Ok. Ho premuto tab, crafting. Perfetto. Creiamola. Health and recovery. Puoi solo curarti del 25% della tua vita mentre sei in combattimento e usando le skill. Usa i consumabili o il Blood Mend, che è un'abilità fuori dal combattimento, per riprenderti, insomma, del tutto. Aiutiamo questo ragazzo, questo mannaz. Va bene. Adesso dobbiamo slay enemies using the Bone Sword. Perfection. Andiamo da un'altra parte perché voglio prendere anche un po' di loot e lui sta prendendo tutto molto velocemente. Cos'è questo oggetto, per esempio? Non lo so, non posso farci niente. Ok. Comunque, l'ambientazione è fantastica. Per ora. Per ora. Non vorrei essere troppo entusiasta, però. Oh mio Dio. Hold to drag. E dove posso portarlo? È morta, tipo? Non voglio farle del male. Ma posso aiutarla o la sto facendo del male se faccio quello che mi sta dicendo il gioco? No, la porto semplicemente verso di me. Forse per allontanarla dalla battaglia. Non lo so. Cerchiamo di non fare la sua stessa fine. Ok. E muori, grazie. Lì c'è qualcos'altro. Ok. Adesso possiamo creare Bone Ring. Craft a bone ring, hit enemies using Shadow Bolt. Unlocks recipe, bone guard vestment, and vermin slave. Qualcosa mi suggerisce. No, ci mancano 5. 5 ossicina. Qualcosa mi suggerisce. Non mi colpite come osate, brutti schifidi. Che in questo gioco il crafting è molto importante. Mi piace che la schermata si sta colorando di rosso, il che penso sia indicativo del fatto che possiamo morire. Ok, creiamolo. Un'altra cosa simpatica è che mentre lui si crea, io posso continuare a fare i fatti miei. Non so onestamente questo quanto sia positivo in realtà per il gameplay del gioco, perché è un po' irrealistico, però sicuramente per una persona che non ama molto il crafting è ottima. Allora, lo Shadow Bolt è questo qua, vero? Ok. Va bene. Aspetta, aspetta, aspetta. State fermi, no, questo mi sta venendo addosso. Aspetta un attimo. Lasciami in pace. Dov'è il mio anello? Ah, l'ha già messo addosso. Più 5,2 spell power, perfetto. E vabbè.
Perfection. Vanguard vestment. Oh mio Dio, dobbiamo fare un sacco di roba. Va bene. Possiamo già creare questo. E non più il resto perché giustamente dobbiamo menare qualche altro scheletrino. Ma lo faremo subito. Onestamente non mi è molto chiaro come mi devo curare. Ma adesso useremo un topo perché... Ok. No, no, basta che faccia così probabilmente. Stiamo mangiando il topo. Abbiamo mangiato il topo? Use blood man to exchange blood for health. Press and hold left control, ok? Expose vein blood mend. Come? Ah, ok, così. Perché questa è la nostra vita, ecco perché stavamo andando giù, questo è il nostro sangue. Porca miseria. Oh, se il survival è tutto questo. Wow, 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 stiamo morendo. Stop, piccola, stop. Ok, andiamo a prendere qualche altro topo. Ma questo è stato creato? Sì, ce l'abbiamo addosso. Ottimo, questo richiede. Perfetto, crea. Ecco, penso che questa sia l'alba. Penso che questo sia un problema per noi. Ok, perfetto. No, che cos'era quella luce? Non lo so. Ma io credo che questo comunque sia il tempo. E che quindi... Oi. Perfection. Io penso che dobbiamo trovare a un certo punto del riparo. Prendi questo ratto, amore mio. Perché tanto siamo frailed in ogni caso. Quello l'abbiamo creato. Ci servono... Ah! 30 animal hide. E animal hide. Ok. E dove trovo questi animal hide? Non credo di trovarli qui. Questo mi dà solo... Bones. Ok, perfetto. Qui c'è la mappa. Va bene, mi fa piacere. Allora, qui abbiamo girato tutto, credo. In questo posto. Ovviamente io non so più da dove siamo venuti. Perché Skeleton Crossbow. Ma mi sa che da qua siamo venuti noi. Non è che il ratto può darmi? Mi sa di no. Guardate come siamo carine. Vorrei esprimere già un piccolo giudizio su questo gioco, ma mi sa che è un po' troppo presto. Ma lei non posso aiutarla? Mi dispiace molto non poterla aiutare. No, scusate, lasciatemi in pace un attimo. Volevo vedere solo se c'era un'uscita qua da qualche parte. Lasciami in pace. Tipo qui sì, qui c'è un'uscita. Enter Farbane Woods. Ok. Ok, choose a location from where to start. East or west? Let's go east. And let's move. Perché ci stanno colpendo mentre io decido. Che è veramente antipatico. Però queste sono... Le animazioni sono fantastiche. Cioè, le animazioni sono bellissime e sono anche abbastanza fluide.
Ciao, scheletrino. Mio Dio, ma ho distrutto mezzo cimitero qui. Non fa niente, io sono un non morto, penso di aver diritto. Poi penso che ci servirà materiale per costruire la nostra fortezza. Oddio. Oh my god. Ok. Area discovered. Ok, adesso abbiamo una mappa finalmente. Certo, una mappa in cui non è che si capisca moltissimo, però va bene lo stesso. An old vampire waygate, suitable target for teleportation magic. Ok, quindi questo è ottimo. Immagino ce ne sarebbe stato uno anche a sinistra. Senza tanti problemi. Map, sì, lo so, l'ho appena aperto. Sarà questo? No, è quello. Hold to teleport. And where should I teleport? Ok, possiamo andare qua, per esempio. Però, per ora, no. Proviamo qualche piccolo animaletto da sventrare. Abbiamo poco. Ma io posso camminare sull'acqua o mi fa male l'acqua? Abbiamo poca vita. Molta poca vita. Cioè poco sangue, non poca vita. Oddio, adesso abbiamo improvvisamente imparato il mondo. Ok. Volevo andare un attimo di qua. Non c'è niente di qua. Non c'è niente di qua. Allora continuiamo da questo lato. Dove possiamo mettere su la nostra fortezza? Ci deve essere un posto. Oh, for example, you are a little animal. Naturalmente, i lupi. Gli animali più odiati negli RPG sono i lupi, in realtà. Oh. Tra l'altro, un'altra cosa che ho letto che farà, non so se piacere o spiacere a qualcuno di voi, è che alcuni giocatori hanno fondamentalmente richiesto una mod, una modifica, per migliorare, cioè non migliorare, per rendere meno brutto, meno mostruoso, l'aspetto di alcuni nemici ragni, perché avevano troppo disagio, insomma, a guardarli. E questo, naturalmente. Cos'è questa pietra strana? Io spero che queste cose comunque abbiano un senso, perché spero che queste cose abbiano un senso, perché tanto si può raccontare attraverso l'ambientazione del gioco. Anil. Comunque, gioco, questo chiaramente mi ha fatto pensare a Mick Zero. Non credo che arriveremo ai ragni in questo nostro gameplay, perché ho letto che è un boss, questa regina dei ragni, quindi non credo neanche sia il primo boss, insomma, non ci arriveremo tanto facilmente. Cos'è qua? E perché dice 16? Che forse questa creatura è un po' troppo potente. Ma possiamo andare nell'acqua? No. Da un certo punto di vista questo gioco sembra limitato, nel senso che, ecco, rispetto a Path of Exile, effettivamente, per esempio, la grafica non è allo stesso livello, e anche il fatto che alcune zone non sia possibile proprio andarci è un po' così. Io non so se sto girando sempre in tondo o cosa. Ma qua sta venendo giorno. Sta venendo giorno sempre più. E io penso che sia il caso che scappiamo. Cos'è qui? Hold to revive. Ok, I can revive this player.
un alleato. Quindi quella non era morta, forse stava solo ferma là. Ok, ti ho fatto rivivere a mie spese, tra l'altro, perché. Ma adesso starà riprendendosi, non lo so. Avevo visto un nemico qua, un animaletto passeggiare. Ti sento respirarmi addosso. Ah, sei qua davanti a me, ero cieca. Ok, oh cazzo. Ho come l'impressione che questo sia un poco oltre le nostre capacità. Forse è per questo che Giallu è morta. Ma quelle sono fortezze. Quelle rosse. Azz. Oh, Stone Golem, aspetta un attimo. Dove siamo andati a finire? Scappa, 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 scappa. Ok, abbiamo scherzato, è stato divertente. Torniamo sui nostri passi immantinente. Abbiamo anche fatto la rima. Questi cosa sono? Skeleton Crossbow, ma sono tutti di livello molto più elevato di noi. Ma questa è morta di nuovo. Forse è perfettamente inutile che io l'aiuti. Aiuto! Scappiamo. Sono finita in un'area troppo potente per me. Io non volevo andare di qua. Ma non riesco neanche a tornare indietro adesso, sia perché ho pessimo senso dell'orientamento, sia perché capisco che devo andare giù. Noi siamo qua, io volevo tornare più qui. Quindi è esattamente all'opposto di dove sto andando io. Posso farcela. Notate che lo Stone Golem non ha neanche un numero accanto a sé, cioè non ha neanche un livello, è semplicemente troppo forte per me. Speriamo che non ci veda. Scappiamo direttamente. Ok, siamo scappati. Perfetto. Ora possiamo esplorare un po' quest'altra area. Questa è. No, l'alce non penso che, pur essendo livello 18, ci può uccidere più di tanto. Che ne dite, un alce? Non menare le piante, devi menare l'alce. Vabbè, che sta fugge. Vi rendete conto di come ci hanno ridotti gli umani dalla caccia alle alci? Una cosa terribile. Oh, porca. Ok. Cosa devo fare? Gioco? Ok, finché sto all'ombra non succede niente. Se vado al sole brucio. E ora che faccio? Devo aspettare qua? Finché il sole non tramonta? Mi sembra realistico ma strano. Allora, vediamo cosa riesco a combinare. Non tutte le parti di sole sono considerate sole, questa sì, però. Arg! Ok. Perché io vorrei continuare la mia caccia, ma capisco che sia. Io debba stare un po' più attenta. Chissà se possiamo raggiungere un livello di vampirismo. Dopo il quale il sole non può più toccarci. Attraversiamo molto velocemente questo spazio. Oh! Ma dove sono tutti gli animali della foresta? Sto sicuramente sbagliando qualcosa di
molto ovvio per tutti gli altri giocatori. Forse dovevo scegliere West e non Est. Oh, guardate, non mi bruciare, sole. Cos'è questo? Un dino. Ma posso prenderlo con... Oh. Alleluia. Ah, oh, possiamo creare questo. E abbiamo nell'inventario, scusate, Blood Essence. Vampires use it to control material, to unlock sealed knowledge, and to convert humans into obedient servants. Ok, abbiamo una nuova ricetta che adesso naturalmente dobbiamo creare. Però lì c'era quel lupacchiotto molto simpatico, due lupacchiotti che vorrei gentilmente uccidere. Feed, feed, feed. Feed, feed, feed. Grazie. Amazing. Allora, possiamo creare la bone axe, la possiamo creare già adesso perché abbiamo un sacco di cose. Cut down trees. Ma gli alberi mi fanno riparo. Ok. Fatto. Stiamo barbaramente uccidendo una foresta. Accidenti. Fatto di già. Oh, ciao. Vieni tu verso l'ombra, per favore. Oh, dov'è? Abbiamo abbattuto un altro albero per smash rock into pieces. Penso che possiamo distruggere questa roccia, per esempio. Ok, sì, vale come cosa. Qui c'è fiorellini, credo, non so, ma non posso andarci perché è giorno. C'è il sole, però che bello. I dettagli comunque di quest'area che stiamo andando a vedere, nonostante la grafica effettivamente non sia il top, sono molto carini. Molto molto carini. Oh, guardate. No, 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 dove vai? Vabbè, sta camminando al sole, lasciamo stare. Cos'è lì? Ah, il coso. Allora, aspettate, abbiamo questa... Boh, uè, 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 uè,
Oh, che spavento. Allora, stavamo dicendo, abbiamo questa Bone Axe che, ok, fa più danno agli alberi fondamentalmente, mentre la spada fa più danno alla vegetazione, mentre la mazza che vuole farmi costruire fa più danno ai minerali, va bene, quindi sostanzialmente devo cambiare arma a seconda di cosa voglio menare. E poi possiamo fare il castello! Yes! Yes, yes! Penso che sia anche un momento in cui possiamo forse chiudere questo nostro primo let's play. Anyways, ok, cosa devo fare? Smash rocks to pieces. Questo dovrebbe essere anche più utile per le ossicine dei cosi. La miseria! Perché siamo vampiri, però. Però adesso io non posso uscire di qua perché è sempre più giorno. Che schifo il giorno! Tra l'altro, questo gioco non poteva capitare più a fagiolo, considerato il fatto che ha cominciato a fare un caldo boia e che genericamente uno si sveglia, sa che deve uscire sotto il sole e preferirebbe morire. Quindi, yes, che bella luce! Sarà tipo il tramonto, che cos'è? Sbaglio o the moon is rising? Ah! Comunque sbaglio o il giorno dura meno della notte? Sì, no, non sbaglio, dura meno della notte.
Beh, gli umani di questo posto. Ma vorrei capire una cosa, no? Che noi penso che stiamo in qualche modo passando di livello. Abbiamo punti abilità, che non mi pare. No, vabbè, non ci facciamo domande, non ci chiediamo risposte. Adesso non siamo più fragili, siamo una creatura. Oh. Allora, dal punto di vista del gameplay, onestamente devo pensarci ancora un po', perché tra il fatto che appunto non sono più tanto esperta di questo genere, il fatto che, cioè non so più cosa è innovativo, cosa non lo è, insomma, però a parte questo, per quanto riguarda proprio, i dettagli dell'essere vampiro. Costruisci e interagisci con il cuore del castello. Espandi i tuoi. Prima di tutto espandiamo i nostri territori verso questo essere. Espandi i tuoi territori piazzando dei bordi. Perfetto. Unlock blueprint, walls and structure. Con B facciamo build e possiamo creare il cuore del castello. Il cuore del tuo dominio. Finché contiene un'essenza di sangue. Darà potere al tuo castello e lo preserverà dal decadimento. Puoi espandere il tuo territorio con dei bordi e dei pavimenti che originano dal cuore. Se il cuore viene distrutto, il tuo intero castello si distrugge. No. Allora, no, 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 no. Allora, dobbiamo trovare un posto adeguato per il nostro castello. Non è che possiamo metterlo dove capita, capita. Perché appunto io qua vedevo, qua ci sono due cuori di castello. Io non voglio mettermi proprio qui. Andiamocene un po' più. Capisco che non possiamo andarcene. Però non lo so. Andiamo a esplorare un poco più qua. Insomma, ecco. Da che parte sto andando prima di dire. Vabbè, più o meno mi sto dirigendo nella direzione giusta. Cioè, non ci sarà niente di particolarmente interessante in questa parte. Magari la taglio. Però. Per esempio. Ma non mi piace che essere così vicina al. Dove stiamo andando? Qui cosa c'è? Cos'è qua? Cos'è qua? Oh. Ti calmi? Ok. So cos'è? Un altro lupo. Venite, lupacchiotti, venite. È anche bellissimo il fatto che possiamo cibarci dei nemici, fondamentalmente. E credo che. Cioè, allora, penso che sia così perché il topo ci rendeva fragili. Penso che a seconda della qualità di sangue che noi l'italiano, che noi beviamo, questo possa avere diversi effetti su di noi. Ma questa pietra, tipo. Attack level too low, che questa è una pietra più fica delle altre, fondamentalmente. Questo? No, questo fiore. Ah, abbiamo questa blood rose. What is it? I wanna know. Ah, una cosa usata per il crafting. Perfetto. Ma non posso raccoglierla invece di distruggerla, ammazzate? Dite che adesso possiamo attaccare qualcosa? Possiamo provarci, secondo voi? Non lo so. Io vorrei provarci. L'ho picchiato sul culo, fondamentalmente. Uè, 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 wow! Ok. Aio! Aio! Oh, merda. Ok. Oh! L'ho ucciso. Com'era quel comando? Control, così, Bloodmend. Adesso dobbiamo succare qualcos'altro. Cos'è questo? Refined into blood essence by using a blood press. Can also be consumed to gain a small amount of blood. Alters your blood type to frailed. Anche questo mi rende fragile. Basta, amore, basta!
1% blood quality. Ah, ecco la qualità del sangue, dov'era? Questa è la qualità del nostro sangue. Adesso abbiamo bassa qualità di sangue, però possiamo salire di molto quando immagino ci succheremo qualche essere umano per bene. Beh, sono contenta comunque di aver ucciso qualcosa perché volevo esserne capace. Qui c'è del loot, che è successo? Tipo, questo è un posto più figo per mettere paper. Animal hide, mi sento un po' in colpa, ho preso il loot di qualcun altro. Scusate. Ok. Sì, ho capito. Too low. Ok, penso che prima che si faccia giorno dobbiamo. Dove siamo rispetto agli altri castelli? Siamo in Culonia. Io volevo andarmene più qua. Vediamo se riesco a uscire da qua. Questo che cos'è? Ah, l'ho ucciso. Au! Ok. Mi piace troppo so che probabilmente non c'entra niente, ma mi piace troppo il fatto che il comando per prendere gli oggetti sia lo stesso che si usa per sfidare, fondamentalmente. Però sapete che questa zona non mi dispiace per mettere il mio castello, perché comunque se me lo dà così presto vuol dire che sarà un errore, non lo so, ma tanto proviamo. Ok, can I put my castle here? Oh, construct and interact with a castle heart. In che senso interact? No, non menalo però. Ok, Castle is decaying. Che devo fare? Expand your territory by placing borders. Ok, devo build. I bordi erano qua. Facciamo 1, 2 e 3, non lo so. Ok, claim. Ora possiamo fare walls and structure. Protect your territory by placing palisade. Ok. Ecco, queste sono le parti a cui io sono assolutamente scarsa. Se qua ci fossi oggi direbbe, questo non è un buon posto per mettere il coso, perché qua la bla 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 bla. Ok. Oh mio Dio. Non so fare queste cose. Ok, me lo mette lui in auto. Ah, devo metterlo per forza lungo i bordi. Vabbè, c'ha senso, effettivamente. Io vorrei fare così, oppure tipo così. Non ne ho altri, giustamente. Ho un pilastro. A cosa mi può servire questo pilastro? Va bene, lasciamo stare. Place a wooden coffin. Forse avrei dovuto fare un quadrato. And place wooden stash. Ah, devo mettere per forza tutti i pilastri. Ok, devo solo prendere altro lumber per fare altra roba. Prendiamo prima altro lumber, scusate. Andiamo ad abbattere qualche alberello. Come on, come on, come on, come on, come on. Ok. Se mi voglio espandere, come faccio? Boh. Perfetto. No, ho sbagliato. Già sbagliato. Ma se io volessi mettere questa qua? Perfetto. Gate. Forse non aveva senso metterlo lì. Immagino di poterlo togliere. Immagino di poterlo togliere. Dismantle cannot be dismantled while floors are connected. Ok, l'ho ripreso. Dammi anche l'entrata, per cortesia. La mettiamo da un'altra parte.
Ma io posso mettere altri bordi. I bordi hanno bisogno di stone. Perfetto, aspettate un attimo. Facciamo le cose per bene, perché ho capito come dobbiamo fare. Se dobbiamo... Aspettate. No, dobbiamo fare le cose come Dio comanda. Ok. Ridammi questo pilastro, ridammi questo pilastro. Ok, ho ancora del tempo prima. Poco tempo. Poco tempo, ma ne ho. Devo farlo fruttare. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ok. Ho capito come bisogna fare. Insomma, voglio che il cuore del mio castello sia un po' più lontano dall'entrata, come dire. Ok? Penso che non farò in tempo per il giorno, però ecco qua. Non è importante. Sono all'ombra? Sì. Io penso che qua non posso avvicinarmi, qua sì però. Guardate qua che... Ah! Ho preso anche sangue di qualità migliore. Ok, perfetto. Ma se io faccio build, posso costruire da qua a là? Potrei, se si vedesse qualcosa. No. Oh mio Dio, là c'è il golem che noi vogliamo evitare a tutti i costi. No, no. Dove posso andare per andare all'ombra? Devo farmi una corsa fin là. Ma bella corsa, sì, lo so amore, lo so, brucia, 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 ma siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati, siamo arrivati, bravo, perfetto, build, ok, allora, one and two and three, no, porca miseria, non volevo questo, cancel building, ho mal cliccato, non fa niente. Volevo metterlo qua. Ok, adesso possiamo mettere un po' di un paio di palizzate, però aspettate perché non vedo una mazza. Vieni più qua dove c'è l'ombra e c'è la nostra palizzata. Facciamo di nuovo build. Ok. Bene. Dobbiamo prendere altro. Oh, io, 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 io. Ne abbiamo solo una. Io vorrei mettere qua. Ok. No, aspettate. Tesoro, mettiti più qua, per favore. Build. Cosa c'è? Questo... Cannot be modified until detached. Che vuol dire? Ah, ok, così. Perfetto. Anche questo. Dismantle. And dismantle. Perfection. Dov'è questo benedetto pilastro maledetto? Dov'è? No, build. Dov'è questo pilastro che rompe le scatole? O non l'avevo già tolto? Ma chi gli aveva detto niente? Sta decadendo sempre più. Questo è un problema. Ma non capisco. Cosa non sto capendo? Perché non riesco a... Devo metterlo per forza così... Argar, gar, 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 gar,
Questo non era un servizio da farsi col so. Questo, vabbè, non fa niente, lo mettiamo dopo lì. Il punto è che io volevo, per esempio, qua, tipo l'entrata. Tipo qua. Adesso non abbiamo più. Questo può venirsene con me?
Perfetto. Tu. Perché vedete che i muri stanno piano piano decadendo. Ok. Perfetto. Quindi, questo è un cacchio di... Qua, continuiamo a non poterlo mettere. Non fa niente. Puoi mettere qui l'entrata. Ti ringrazio. Adesso dovremmo poter mettere la... No, perché non abbiamo ancora il maledetto lumber. Ce la possiamo fare. È questo pilastro che mi rompe le scatole. Immagino che anche questa non sia il top. Beh. Build. Let's put. No, non possiamo. Uff. Ottimo. Posso mettere una bara? Poi penso di poterla spostare. È una wooden stash. Che sono questi? Ma come osano? Oh, porca miseria. Vattene all'ombra, amore mio. Ma vi rendete conto che io ho già i miei cazzi a cui pensare? Però fatemi vedere un attimo. Mannaggia, prendiamo lui. Vieni qua. No, 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 vieni più qua, vieni al buio. Vieni al buio, amore mio. Vieni, 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 vieni. Ok. Dov'era l'altro tipo? Mi sa che ho già preso tutto dell'altro tipo. Fa niente. Comunque ero curiosa di vedere la qualità del suo sangue com'è. Blood quality 6%. Comunque, stavamo dicendo, build. No, mi serve ancora tantissima. Sì, però pure io. Immagino di poter impedire il decadimento della mia fortezza. Alleluia. Il decadimento della mia fortezza. Avevo letto anche che uno è estremamente felice quando... Aspetta, lo possiamo già mettere. Ecco. Penso di poter evitare il decadimento della mia fortezza dopo che ho piazzato tutto, quando man mano mi dà le altre cose. Possiamo girare la visuale? Sì. Perfetto, claim, alleluia. Construct and interact with a sawmill, simple workbench, increase your gear level by crafting stronger equipment. Blood altar. Ok, ma io vorrei... Cioè, posso... No, no, tu devi stare qua dove sei, stai fermo. Io vorrei... Questo sei... Questo... Ah, blood type rogue, ok. No, io vorrei... Castle heart. Ok, castle power, insert blood essence. Ma mi sa che non posso. Cioè, queste sono Blood Essence. Sì. Una. Oh! Il mio castello è fortificato per 5 giorni, per 5 ore. Ma io come... Cosa? Questo è... Cioè, che succede se io non gioco per 5 ore? Fatemi capire. Ok, allora facciamo una bella cosa, perché io volevo chiuderlo fondamentalmente e questo significa che devo mettere qualcosa qua, posso fare un altro bordo? No. Cosa abbiamo qui? Pilastri della Madonna. No. Vediamo anche questo sawmill, production, crafting, simple workbench and here, vermin nest. Cos'è che sta camminando verso di me? Dov'è il sawmill? Eccolo qua. Ma dentro la mia fortezza devo metterlo?
Lightning. Vabbè, no, questo non mi interessa però. Allora, andiamo a raccogliere altra legna. Questa non è legna, Gwen. Non è legna. Non è assolutamente legna. Ah, ok. Questa parte di gioco è ansiogena. Ti prego. Ok. Good. Torna qui. Volevo sapere una cosa. Perché io avrei voluto inserirmi in questa, ma temo non sia possibile. Quindi, per favore, mena. Cioè, getta via, getta giù questa roba. Perfetto. Questo coso non. No. Build. Fundamentals. Ok. Can we. Oh. Perfection. Qui non possiamo, io dovrei mettere una sawmill and simple workbench. La sawmill ha bisogno di lumber, guarda un po'. Però volevo. Lo posso chiudere, mi sento più tranquilla se lo chiudiamo. Mi sento molto più tranquilla se lo chiudiamo. Comunque mi piace questo approccio al vampirismo fai da te, della serie ti svegli, è ora di darci una mossa, facciamoci una fortezza. Perfetto, ho paura, veramente paura di cosa succederà quando chiuderò il gioco. Non voglio che il mio castello decada. Mi ci sto già affezionando. Come on. Brava piccola. Vieni, vieni. Chiudiamo il castello, poi facciamo tutto il resto delle quest. Però i fondamentali, appunto, devono essere fondamentali. Io potrei anche chiudere così per adesso e lasciare stare questo coso. E pazienza, ok? Tanto. Me ne manca uno. Vi rendete conto? Allora, io devo entrare da qua, che è un po' strano, effettivamente, ma non mi interessa. Possiamo spostarlo quando vogliamo. Come on, come on, come on, come on. Ecco fatto. Vediamo se ne abbiamo a sufficienza. Yes. Ah. Ok. Spero di non aver fatto una stronzata. Adesso sicuramente tutti quelli che l'hanno già giocato dicono: ma era inutile quello che hai fatto. Non era inutile. Perché adesso ho una casa. Con un. Ma qua? Ah no, no, ok, no. Pensavo si fosse abbassato invece solo per farmi vedere l'interno. Perfection. Small stash. Questa è la mia cosina dove andare a rintanarmi quando fa il sole. Bene, adesso volevi. Hai detto sawmill and simple workbench. Aspetta, perché questo cos'è? Wooden stairs, non è male. Dov'è la workbench? Vermin nest? Mist brazier. Oh! Consume bones to generate a dense mist that blocks out the sun in a small area. Let's put it here. Non so se è una cosa intelligente da fare, ma io lo voglio fare. No, torniamo a build. Production, crafting. Ah, plank. E come si fanno i plank? Aspettate. No, pensavo, invece no. Allora, partiamo dalla sawmill, perché è con quello che si faranno i planks, sicuramente. Close. E per quello abbiamo bisogno di molto wood. No, mi metto a menare la cosa sbagliata. Tesoro, l'albero che sta dietro queste cose, ce la facciamo? Brava piccola. Dai, 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 dai. Ah.
Quanto ce ne serve? Mi sono già dimenticata. Refinement. Ah, 400. Facciamo solo questa e poi chiudiamo. L'altro si muore di caldo. Io vorrei tanto essere in queste lande, dove chiaramente non fa così caldo. Non cadere sulla mia fortezza, però. Non è il colmo se io picchiassi la mia stessa fortezza e la distruggessi. Sarebbe il colmo. 300. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Spero che gli alberi ricrescano comunque. Gli umani dove sono finiti? Perché ci siamo svegliati proprio adesso? Comincio ad avere curiosità sulla trama. E che palle. Poi mi piace che lei dà colpi tali che praticamente, a parte che ha due asce, credo. Comunque praticamente mena tutto attorno a lei. Adesso possiamo. Vieni, piccola. Quel coso va attivato, secondo me. Ok, mettiamola qua fuori. Posso girarla? Che problema c'è? Blocked by environment, giustamente. Devo metterla dentro. Ma dentro è veramente brutta. Poi tra l'altro davanti alla mia... Vabbè, la mettiamo qua, che bisogna fare. Per ora vabbè. Allora, qua dovrei dargli ossa, suppongo. Sì, ma non volevo dargliele tutte comunque. Vabbè. Allora, Castle Heart Powered, ok, Confined Castle Room. Ah, ok, a seconda di dove la mettiamo va meglio, quindi mi serve 20 di questi per fare uno di questi, a noi ne servono 8 di questi, quindi... Compulsively Count. Anche questo è carino, cioè che i quick items fondamentalmente siano messi qua. Ok, dove me li sta creando? Ovviamente io nel frattempo potrei andarmene via e farmi i fatti miei. Forse mi converrebbe per prendere altre Blood Essence per gestire il mio castello. Ok, ne abbiamo potuti fare solo due. Naturalmente. Va bene. Allora, direi che adesso ci fermiamo qua. Prendi tutto. Perché abbiamo visto abbastanza del gioco e prendiamo qui. Vorrei anche, ecco. No, vorrei dividerli. Come si fa? Split, così. Perfection. Tieni, te ne do metà. Comunque, dicevo, mi fermerei qui perché abbiamo visto abbastanza del gioco. Adesso penso che magari giocherò un po' per conto mio, raccoglierò un po' di cose. Vedrò soprattutto se adesso devo interrompere, se quando tornerò il mio castello sarà, cioè se queste sono 5 ore reali. Perché forse io. Che ansia! Oi! Come sei hai osato entrare a casa mia! Cosa serve la palizza? Forse l'ho lasciata aperta. Avvicinati. Abbiamo un po' di... ci ha dato un po' di... Sì, dobbiamo andare a uccidere cose. Oh, cazzarola. Beh, vediamo se funziona il nostro... questo. Dovrebbe funzionare. Penso anche di potermi mettere qua. Ah, che goduria. Perfetto, direi che ci lasciamo qui assolutamente. Cos'è quel unstack? Boh. Comunque, cosa ne pensate? Anzi, rivediamoci un attimo nel menu principale. Eccoci qui. Cosa ne pensate di questo gioco? Allora, io devo ancora pensare un po' per esprimermi onestamente, sia perché ho giocato veramente poco, sia perché sono molto entusiasta del
dell'ambientazione, fondamentalmente, e quindi temo che un po' questo mi accechi il giudizio, insomma, di fronte a magari problemi che in questo momento non vedo. Bisogna anche vedere, per esempio, siccome io sono una persona a cui non piace molto il crafting, non piace molto l'aspetto survival, perché sono essenzialmente incapace di gestirlo, quanto questo ha peso, perché finora devo dire che è stata sorprendentemente semplice. O sono migliorata io senza accorgermene, oppure il gioco effettivamente è più friendly di quanto non sembrasse. Ovviamente è possibile che adesso appunto chiuderò, magari riaprirò questa sera ben dopo 5 ore di attesa e troverò la mia fortezza distrutta. Spero proprio che non sarà così, però insomma, vediamo. Vedremo, vedremo. So che sono già usciti due DLC per questo gioco che al momento in cui sto registrando è in early access. Sono, non lo so, non ho visto di che cosa si tratta. Li vedete qui, infatti. Questo qui. Dracula's Relics DLC Pack. E c'era anche un altro pack che era quello che si vedeva prima. Mi pare che che siano fondamentalmente delle raccolte di oggetti create dagli utenti. Forse sto sbagliando, non lo so. Comunque, l'idea di questo gioco è fichissima. Mi piace tantissimo. Praticamente, questo è uno dei due tipi di gioco, diciamo così, che mi sarebbe molto piaciuto vedere. L'altro è una specie di RPG però occidentale con le maghette. È una cosa che non esisterà mai, me ne rendo conto, perché ogni gioco del genere sarà creato come un RPG, un JRPG, ma io non lo vorrei così. Vorrei una specie di Original Sin però con le maghette, fondamentalmente. Però lasciamo stare i miei sogni videoludici, torniamo a V Rising. Mi è sembrato abbastanza incredibilmente facile da gestire anche per una persona appunto che dovrebbe essere molto negata a questo genere di cose come me. Mi piace tantissimo l'ambientazione, come è stata realizzata, quello quel poco che abbiamo visto finora. Ho sentito parlare molto bene del combattimento e sono curiosa di esplorarlo maggiormente. Il fatto che noi possiamo avere la nostra fortezza è fantastico. Quindi per ora sono molto positiva, onestamente. Spero che verrà più sviluppato anche l'aspetto narrativo e non mi riferisco a chissà quale trama complessa che ci deve essere di sottofondo, no, piuttosto a location e nemici, eventualmente, o amici anche, insomma, personaggi, diciamo così, che suggeriscano, lasciano capire che c'è una storia in questa ambientazione. Che c'è un passato vero, cioè al di là del fatto che siamo vampiri, gli umani ci hanno cacciato, adesso noi risorgiamo e li meniamo tutti. Ecco, al di là di questo, quali umani, come, chi, perché, che vampiri ci stanno, chi siamo noi, come, chi, possiamo creare dei nuovi vampiri, cioè tutte queste cose. Vorrei che ci fossero delle risposte, forse chiedo troppo, però non voglio, non mi aspetto né desidero una storia, come dire, esterna, ok? Mi aspetto barra desidero che l'ambientazione parli e mi racconti di questo mondo. Questo mi aspetto. Quindi ricordiamoci che il gioco è in early access, per quanto io abbia letto su Steam che praticamente è completo, fondamentalmente, insomma, non vedo che la gente sta giocando un sacco, insomma, quindi. Comunque ricordiamoci appunto che può essere sempre migliorato, che può esserci questa modalità offline che verrà aggiunta un giorno, che appunto a maggior ragione in assenza di un tipo di narrativa di qualunque tipo, secondo me quella sarebbe un pochino deboluccia da sola, però comunque ditemi cosa ne pensate, lasciatemi un commento sotto il video. Io come al solito leggo e rispondo sempre a tutti i commenti, ma specialmente mi fa piacere
piacere sapere le vostre aspettative su questo gioco, il vostro parere su questo gioco, specialmente se magari voi avete già giocato qualcosa del genere o proprio lui e quindi sapete come va avanti, cosa succede. Adesso mi scrivete tipo hai sbagliato tutto, hai messo la fortezza nel posto sbagliato, la troverai morta. Ditemi tutto ciò che desiderate. Nel frattempo io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e vi rimando al prossimo video. Ciao!